Cari aspettatori, cari ascoltatori e soprattutto carissimi amici non sportivi, benvenuti a un'altra puntata del non sportivo. E salutiamo Flavio che non ho fatto neanche in tempo a mettere sulla sigla e è già in onda. Flavio, grazie per esserci, evidentemente ribadisco non hai nulla da fare. Grazie per essere qui con noi anche oggi. Bene, mentre abbassiamo e teniamo solo dietro piano piano la sigla di Andrew Sitkov. Ringrazio tutti i presenti, cioè Flavio. Grazie Flavio, anche perché ormai in questa Replica 2020 siamo rimasti solo io e te. Nel senso che, oddio, Marino probabilmente ha avuto problemi di lavoro, non lo so. Sto Marino Manfroni, il nostro ragazzo che tiene, che tiene il. Eh, che gestisce i Green Bay Packers e che, fra l'altro, è l'unico tra noi che ha un po' di soddisfazioni perché Flavio, ecco, sta riempendo il distributore automatico, più o meno è eh, più soddisfacente, immagino, che simulare i Washington Redskins dello scorso anno. Eh, e non parliamo di simulare i New England Patriots, che è la squadra che tengo io. L'impressione, caro Flavio, è che finiremo questa stagione io e te. E poi i playoff li simulano tutti quanti con i dadi, perché nessuno di noi due sarà purtroppo qualificato. Ma insomma, vediamo, i Washington Redskins eh, magari hanno, hanno, visto che ci sono effettivamente andati, i Redskins, scusate, Washington Football Team, scusatemi per la tradizionalità, eh, ci sono effettivamente andati, anche se nella nostra, eh, nella nostra simulazione in questo momento sono detto i New York Giants, ma qualcosa mi dice che probabilmente riuscirai a superarli. Entro, entro la fine della, della stagione, ma insomma è tutto da, da vedere ancora. Comunque sia, eh, per chi forse la volta che ci ascoltasse, la domanda è: cosa fate qui? Ma comunque eh, non si sa mai. Questo è. Sì, facciamo prima fila con i dadi. C Hai ragione, Flavio. Anche quando ti dici basta, non, non, non simulo più. Facciamo tutto con i dadi. Andiamo alla fine e dopo il Super Bowl di quest'anno ci facciamo la nuova stagione che almeno per te rischia di essere peggiore della scorsa. Per me, con una squadra qualificata ai playoff, con il nuovo quarterback Mac Jones che non ti tira i palloni sugli stinchi, invece potrebbe essere un poco meglio. Comunque sia, per chi non ci avesse mai ascoltato, questo è il podcast del gruppo Facebook Casus Belli Sport Games. Gruppo in cui facciamo un sacco di fantasy, di sport fantasy, eh, tutti quelli americani praticamente, almeno i principali, li facciamo. Siamo poi i col Fantacalcio di recente, venite a cercarci. E un'altra delle nostre attività, visto che il gruppo nasceva comunque come, eh, come gruppo per parlare di giochi eh, sportivi da tavolo, eh, l'unica cosa che stiamo mantenendo appunto da tavolo è la nostra Solitaire Pro Football Replica. In questo caso del 2020, gioco solitario pro football, gioco di Mike Keely che ti permette di simulare in maniera piuttosto approfondita eh, e anche realistica eh, la stagione di, della tua squadra del cuore o di quel diavolo che vuoi. Tu, eh, visto che io tengo New England Patriots, Flavio tiene i Washington Redskins, e abbiamo Ettore, Ettore Lobue, che ha fatto la prima giornata con i Buffalo Bills, per esempio. Oppure abbiamo. Mm, Abbiamo anche appunto Marino Manforni che si è occupato dei Green Bay Packers fino adesso. Ecco, noi simuliamo per bene a casa nostra le eh, partite delle nostre squadre, e invece le altre le simuliamo in queste trasmissioni, eh, praticamente in diretta per chi vuole essere in diretta come Flavio, eh, in questo momento, eh, per vedere appunto come vanno avanti le altre formazioni. Sempre seguendo il simulatore presente all'interno di Solitaire Pro Football di Mike. E quindi passiamo subito alla nostra ottava giornata. Ribadisco l'ultima cosa: scusate, se qualcuno volesse venire e giocare non costa niente. Eh, quindi eh, siete benvenuti: Vedete, a cercare su Facebook e questa è l'ultima comunicazione, perché adesso invece andiamo veramente a vedere come va questa giornata. Abbiamo i Falcons, Atlanta Falcons, ospiti dei uh, Carolina Panthers. Una partita che, nonostante sia ottava giornata, è già praticamente inutile. E purtroppo è la tristezza di questi, di questi sport americani che non hanno tante partite come il football. Perché, per esempio, se avessimo 162 partite come il baseball, hai voglia, ma con 162 partite è uno sport violento come il football, probabilmente alla fine giocherebbero i magazzinieri, le mogli, i parenti dei giocatori. E... E altri del genere, nella nostra simulazione, Caroline sono a vedere: è 3-4. Atlanta è 3-4. Sono in un girone in cui c'è New Orleans in testa con 5-1. Quindi, una partita che già si configura per la gloria. Ma noi comunque andiamo a tirare. Allora, come sempre, partiamo con Atlanta, che è la squadra che gioca fuori. Atlanta, un punto in più della media di attacco. Quindi, Atlanta segna 14 punti. E quindi lo vado a segnare come sempre nei commenti. Andiamo a vedere Carolina come risponde. Carolina mi fa un tiro un pochino più 9 sopra la media. Carolina parte forte, forte, forte in attacco e ne fa 19. Quindi Carolina, a differenza di quanto avvenne storicamente, si porta avanti. Adesso, vediamo la difesa di Atlanta. Quanto concede a Carolina doppio 3. Come già chi conosce questo podcast da un po' lo sa, il numero identico porta la media, la media che è calcolata appunto in base alla, al punteggi che mediamente una squadra faceva in attacco o in difesa, diviso due ovviamente, perché ogni squadra gioca il suo attacco e poi gioca la difesa dell'avversario quanto le concede. Eh, quindi la media di Carolina di concessione è 13, quindi Car Atlanta concluderà. La mentre nel frattempo Flavio ci dice che non simulerà Washington il prossimo anno per l'anno pessimo, Flavio. Ti posso capire perché un anno con Cam Newton è impegnativo. Quindi non simulare neanche Carolina Panthers il prossimo anno. Ma penso che già tu questo lo avessi preventivato. Eh, comunque, sì, Atlanta 27 punti. Vediamo se Carolina riesce a fare almeno 9 punti per superare gli avversari di Atlanta. Uh, un 6-1-1, quindi situazioni estreme: a V-12, Caroline eh, Atlanta non concede nulla, concede soltanto due punti e finisce 27-21 per Atlanta. Quindi alla fine la partita si conclude come è avvenuto storicamente. Quindi Atlanta va sul 4-4 e Carolina scende mestamente a 3-5. Due squadre che hanno ancora fatto il bye, cioè il turno di riposo, che invece altre come i Washington Redskins, che il Washington Football Team, scusate, questa settimana non sono impegnati, per esempio, non, eh, non hanno ancora fatto, la faranno questa settimana. I Dallas Cowboys, distrutti, devastati, con Dinucci come quarterback, perché il loro quarterback Prescott è già... Eh, se già infortunato hai lui in maniera molto dolorosa e molto grave se vi piacciono le emozioni forti andatevi a vedere l'infortunio di Prescott dello scorso anno io non sono ancora riuscito ad andarlo a vedere, non penso che lo farò mai eh, contro i Philadelphia Eagles che eh, hanno ancora sul monte di lancio Carlson Wentz non sul monte di lancio come se fosse baseball, no, hanno ancora a lanciare come quarterback Carlson Wentz quindi, eh, ma la cosa posso spoilerarvi già, non durerà fino a fine stagione. Comunque, abbiamo un Dallas-Philadelphia, due squadre del regione di Flavio. Quindi, Flavio sarà particolarmente interessato a questo sconto. Immagino che, per l'amore che porta per queste due squadre, preferirebbe vedere il campo che va a fuoco. Eh, e in ogni caso i suoi Washington Redskins la speranza è che Philadelphia arrivi a fare la seconda vittoria dell'anno, che sarebbe anche la seconda consecutiva. Ma andiamo subito a vedere Dallas che è ospite con Di Nucci. Dallas fa un 2 rosso e un 4 verde, quindi più 1 rispetto alla media per l'attacco, quindi Dallas segna 14 punti andiamo a vedere Filadelfia come reagisce con un 4 rosso e un 3 nero quindi siamo nella media immagino esattamente, quindi Filadelfia fa 9 punti mm, bel attacco Filadelfia, complimenti Dallas vantaggio 14 a 9 andiamo a vedere la difesa adesso di Dallas quanto concede a Filadelfia per andare avanti, Dallas ecco è un buco quest'anno concede una media 18 quindi per un 5 e un 2 ha beccato un altro average, quindi 18 punti per Philadelphia, che va 27 a 14. Dallas riuscirà a fare altri due touchdown per superare gli avversari. Tiriamo due dadi 5-5, già sappiamo che è la media. Andiamo a vedere qual è la media di difesa che concede Philadelphia: 14 punti esatti. E Dallas vince 28-27 per l'entusiasmo di Flavio, che ha appena scritto: l'importante è che Dallas perda. E Dallas ha appena vinto di un punto, approfittando evidentemente della di una trasformazione sbagliata dagli Eagles. Che non posso dire, mi dispiace vedere perdere, ma comunque sia: sì, a Dallas si porta sul 4-4 e, e praticamente supera di mezza partita, come si dice Washington. Che appunto è in pausa. Ed è ferma sul 3-4. Continuiamo con le nostre partite interessantissime. Abbiamo i 49ers ospiti dei Seattle Seahawks. Um, che in questo, nella nostra simulazione sono ancora in vantaggio. Imbattuti perché sono a 6-0. Eh, se non sbaglio, vado a vedere. Sì, sono 6-0. Esattamente, mi sono un attimo. Sbandato, perché qua sulla mia simulazione è scritto 6-1, ma in realtà eh, sono già calcolati anche la giornata giocata. Eh, penso che continuerò a usare la CBS, non più l'NFL, perché è una cosa carina. Mi dice anche i quarterback che hanno giocato, mi dice i principali corridori, per esempio, storicamente in questa partita. Pare che portasse da eh, palla un certo Dallas per i Seahawks. E che non è rimasto agli, agli affari. I 49ers sono praticamente massacrati. Come quarterback hanno il backup Mollins. Come corridore hanno Hesti, che è praticamente il quarto, quinto nell'elenco. E quindi insomma, 49ers che già stanno subendo un calvario che, che andrà avanti fino alla fine della stagione. Eh, purtroppo per la squadra che è appena uscita dal Super Bowl. Eh, sconfitto nella nostra simulazione del Baltimore Moray. Sconfitti nella realtà storica dai Kansas City Chiefs. Il Super Bowl giocato in febbraio 2020. Benissimo, adesso San Francisco prova il suo attacco. Essendo la squadra che gioca fuori casa. Andiamo a controllare. Sì, sono loro. Quindi abbiamo un SF, SF contro SEA. Eccoci qua. Un 3 rosso e un 6 nero. San Francisco. 3 rosso e 6 nero, fa una marea di punti però. Si porta 19, 7 punti sopra la media. Vediamo Seattle come reagisce. Un 1 rosso e un 2 nero. E anche lei fa una marea di punti. 10 punti in più va a 27. Partita in cui le difese sono rimaste a casa. 27-19 per Seattle. Ma andiamo a vedere la difesa di San Francisco quanto le concede ancora. 2 rosso e 3 nero. L'overseatore average meno 2, quindi la difesa di San Francisco concede 10 punti ancora a Seattle, che si porta sul 37. San Francisco, per fermare l'avversario, deve fare almeno 19 punti. La difesa di Seattle non è stata straordinaria, soprattutto all'inizio del campionato, ma non è neanche così terribile. Vediamo un po': 11 punti di media. Però ti ha un 1 e un 6, praticamente gli estremi. Average più 12, attenzione! fa 23 punti San Francisco San Francisco diciamo che più 23 fa 42 e vince nella più improbabile gli upset a casa dei Seahawks e ferma e, e termina l'imbattibilità di Seattle San Francisco si porta sul 4-4 Seattle è sempre in testa 6-1 ma a questo punto Arizona che ha 5-2 potrebbe aggangiarla anche se rimanendo a mezza brita di distanza proprio in questo turno quindi complimenti per i 49ers guidati da Nick Moses Saints contro Bears squadra, parita che all'epoca era fra due squadre che erano 5 vittorie e poche sconfitte nella nostra simulazione non è esattamente così perché poi i burst sono collassati e da noi visto che eravamo sulle medie sono collassati già prima. Eh, Chicago è 1-6, New Orleans è 5-1. Quindi almeno nel nostro mondo alternativo non ci dovrebbe essere veramente partita. Ma vediamo che succede. Quindi scriviamo New Orleans contro Chicago. New Orleans, tiriamo un 4-3, siamo nella media, mi pare che sia average esattamente. New Orleans, ottimo attacco. L'ultima stagione di Drew Briggs, il loro grande quarterback, eh, detentore di una marea di record di passaggi tentati, completati, eh, touchdown segnati. Che poi l'anno dopo Tom Brady si porterà via tutto. Comunque sia, intanto New Orleans segna i suoi 18 punti contro Chicago. Dall'altra parte abbiamo una media, 3-3, e conoscendo l'anno terrificante sono solo 11 punti per i Bears. Ovviamente, Flavio, tu che mi stai ascoltando, se ripeto qualcosa di già detto in passato, avvisami, perché eh, non voglio assolutamente essere, essere noioso soprattutto a qualcuno che... Non so, forse per una punizione divina, per un fioretto perso, eccetera. volesse riascoltare tutte le puntate consecutivamente. Andiamo alla difesa di New Orleans a vedere cosa concede a Chicago. Un doppio 4. Quindi siamo ancora nella media. È una grande difesa di New Orleans. Solo 9 punti concessi. E quindi Chicago si porta 20 a 18. E adesso bisogna vedere se New Orleans non riesce a fare almeno 3 punti. Ottima difesa di quella di Chicago, ma abbiamo un tiro di media. Chicago non ha sicuramente media di tre punti subiti, se non sarebbe molto più avanti. I punti subiti sono 11 e quindi New Orleans vince, come previsto, 29 a 20 contro i Chicago Bears. E quindi, come dicevo, New Orleans si porta sul 6-1, agganciando Seattle nel primo seed dei. nel primo seed. Dell'NFC dell e aspettando Green Bay che oggi simuliamo perché comunque Marino è ancora impiato nella settima giornata. Quindi aspettando che arrivi, quella, intanto, con questa qua ci portiamo avanti. E, e invece, hilo Chicago scende a 1-7. Squadra che ha seri problemi a livello di coaching staff a, livello, a ogni livello, potremmo quasi dire. E continuiamo con la prossima partita Abbiamo i Chargers Che vanno a Denver Ospite dei Broncos Due squadre che all'epoca erano praticamente eh, Cadaveri La eh, partita finita 31-30 Storicamente fatto per i Broncos Ma è Chargers che già presentano Herbert come quarterback Rookie Che tutti dicevano Ma potrebbe non essere già pronto Perché ha bisogno di più esperienza E io invece dissi Una delle poche volte che ci prego che ci prendo di seguire che questo qui non è solo un grandissimo atleta, è anche uno dei migliori studenti eh, a livello di college di America e quindi può anche darsi che abbia l'intelligenza per andare bene e infatti così fu. Ehm... E andiamo già a vedere se i Chargers. Che però è altra squadra che patisce un coaching staff assolutamente deleterio. Riescono a, a superare i Denver Broncos cambiando quanto avvenne storicamente. I Chargers fanno un punto in meno della media, quindi partono solo con 11 punti. Lack, Los Angeles Chargers contro Dan, 11 punti per i Chargers. Mentre i Denver Broncos rispondono, guidati da Drew Lock. 1 uh, uh, rosso, 3 nero, average meno 8, 0 punti, quindi i Chargers partono 11 a 0. La difesa di Denver, vediamo quanto dà ai Chargers: doppio 6, ecco il doppio 6, come il doppio 1 non ti dà, dà l'average, anzi, ti dà un meno 13. Quindi, la difesa dei Chargers addirittura concede solo un punto agli avversari. Eh, quindi Denver fa a 1 e non penso che faccia meno 10 i Chargers. Poi sistemiamo il punteggio nel caso 6 a 5, vediamo la difesa di Denver. 6, l'ho appena chiamata. Infatti è riuscito un meno 10. Denver concede però 15, quindi i Chargers fanno altri 5 punti, 16 punti, visto che l'1 non esiste nel football. Diamo lo shootout 16 a 0. E con i Chargers che vincono contro i Denver Broncos 16 a 0 fuori casa, Los Angeles Chargers si portano sui 3-4, Denver Broncos e aggancio i Denver Broncos che hanno 3-4, anche loro continuiamo, abbiamo una serie di partite di relativo interesse, lo, lo ammetto, già squadre che sembrano isolate dalla lotta playoff, l'AFC West, a la Kansas City in testa 5-2 è assurdo ma queste squadre già al settimo ottavo ottava giornata sembra non avere più nessuna ambizione se non cercare di fare bella figura continuiamo Titans contro Bengals i Bengals che hanno Joe Barrow ancora in gioco ma che sta proprio in questa partita mi sembra viene infortunato per, per, e conclude la stagione mentre dall'altra parte abbiamo i Titans proprio in spolvero con Tunnel Harry David forse la, stagione, la giornata dopo viene infortunato perché questa qua i Bengals la vincono e fermano i Titans almeno storicamente nella nostra simulazione i Bengals sono 2-4 i Tennessee sono 5-1 e non sembrano intenzionati a, a fermarsi insomma grande squadra, grande team eh, allenata da Mike Vrabel eh, che ha iniziato a farsi sentire nel football reale eh, eliminando prima i Patriots e poi i Ravens dai playoff, nella nostra simulazione non andarono ai playoff per una serie di, parti, di, 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 di situazioni concomitanti, e ci andavano gli Steelers che poi persero invece con i Patriots, nella nostra simulazione. Quindi qui comunque i Titans stanno diretti e tranquilli verso i playoff. Andiamo con i Titans: 6 rosso e 3 nero. Quindi, quando esce il 6 rosso è sempre positivo: è spesso positivo, non sempre. Ho messo il doppio 6 che danno fa prima. In questo caso è positivo: più 9, quindi Titans addirittura ha già attacco esplosivo: 19, 9, 28 punti per i Titans. sinsennati è probabilmente destinata a soccombere un 5 rosso e un 1 nero per Sinsinnati comunque average più 5 Sinsinnati ha una media di 7 l'attacco perché? perché quando poi si rompe la barra la squadra praticamente crollerà decisamente con tutto il rispetto per il backup, in ogni caso abbiamo detto che è un average più 5 quindi segna i suoi 12 punti, 28-12 per tenne, se che sembra già segnata vediamo a difesa di Sinsinnati quanto concede agli avversari, un 2 rosso e un 3 nero. Average meno 2. Difesa un pochino più chiusa del solito. Comunque 12 punti entrano. Siamo 40 a 12. Penso che quasi, addirittura matematicamente, non c'è speranza per i Bengals. Ma non si sa mai. Vediamo la difesa di Tennessee. Un 3 rosso e un 6 nero. Quindi situazione estrema. Concede un po' più della media. Average più 7. 14, 7, 21. 21 e 12, 33 partita bella che ha divertito moltissimo il pubblico. Tennessee vince 40 33 contro i Cincinnati Bengals. Tennessee va 6-1 e mantiene il primo seed, no, scusatemi, il secondo seed perché nella sua girone ci sono gli Indianapolis Colts che sono ancora 6-0. Cincinnati scende a 2-5, due vinte e 5 perse. Continuiamo con la prossima, uh, Steelers contro Ravens. Uh, è vero, me l'ho dimenticato che gli Steelers a questa, in questo momento della, della stagione erano addirittura ancora imbattuti, e lo rimangono, erano 7-0, nella nostra simulazione non gli è andata così bene. Sono comunque 4-2 in lotta contro i Ravens, 4-2 anch'essi per la, il predominio dell'AFC North. Ecco, questa è una partita invece molto importante perché eh, è una sorta di playoff anticipato, nel senso che chi vince... Chi vince fa Pittsburgh e i campioni uscenti di Baltimore, che però quest'anno hanno molti problemi, eh, dei nostri campioni uscenti di Baltimore. Eh, chi vincerà questa partita potrà tutto sommato mm, mettersi davanti al serio diretto. Pittsburgh parte con un 2 rosso e 4 nero, average più 1, fa 15 punti contro i Baltimore Baro, no, non eravate rotto voi alla quinta giornata perché Baro all'ottava l'ho visto, c'era ancora, quindi probabilmente si è rotto fra l'ottava e la nona. Se non sbaglio. Eh, perché visto, sto guardando le statistiche. Mentre, mentre tiro, parlo con Flavio e eh, non parlo con il mio amico immaginario eh, che mi sta scrivendo sulla chat. Eh, Pittsburgh vince eh, 15 punti, Baltimore 3 e 4. Mi pare che sia un average 3 average. Assolutamente Baltimore attacco medio: 17 punti, attacco esclusivo guardo da Lamar Jackson. Vediamo la difesa di Pittsburgh quanto concede a Baltimore. 3 rosso, 6 nero, average più 7, concede molto, ottima difesa. Col più 7 da solo 14 punti. Pensate, quindi eh, Baltimore sale però a 31. e Adesso vediamo un'altra ottima difesa come quella dei Ravens, che ha comunque una media addirittura più bassa, di 6 punti. Cosa fa? Un 5 rosso e un 3 nero non bastano. Average più 2, Baltimore concede solo 8 punti agli Steelers e vince la partita 31 a 23. 31 a 23, quindi Baltimore va in testa all'AFC North in quella che forse è la preta più importante di giornata, almeno finora, e 5-2 e Pittsburgh seconda a 4-3. A ah, Wikilevel ci dice, eh, l'hanno sempre sfasciato loro, cioè Washington uh, Football Team, ma, uh, ma al ritorno, no, non lo so, no, più avanti di quello che ricordasse lui. Ok, Wikilevel, perfetto. Sì, una linea offensiva terrificante contro una delle difese che quell'anno era più aggressiva e violenta. E il risultato è stato un, giocat un fortissimo giocatore che ha rischiato seriamente di vedere finita la carriera. Perché se eh, il classico incidente si è fatto che se fosse successo 30 anni fa e la carriera finita, meglio per lui perché già questa non ha ripreso a giocare e ha ripreso a giocare anche, oserei dire, molto bene. Eh, sabato sera, nel nostro mondo reale, ci sarà il primo. Play, la prima wild card appunto fra uh, gli Oakland Raiders e i Cincinnati Bengals guidati appunto da Joe Burrow. Bene, uh, abbiamo una partita che sembra praticamente senza storia. I New York Jets che vanno a Kansas, anche se nella nostra simulazione i New York Jets hanno le loro, avuto le loro soddisfazioni, vincendo per esempio prima con Buffalo ma poi perdendosi in un mare di. Tedio mentre Kansas City continua a essere Kansas City: 4 rosso e 5 nero per i Jets. Eh, average più 3, riescono a fare addirittura 6 punti. Pensate, una squadra che come media di attacco ha 3 punti. E Kansas City è una squadra che come media di attacco fa 4-3, quindi lo sappiamo subito, è la media, Kansas City 18, quindi 18-6 per Kansas e New York ha anche avuto 3 punti in più della media. Eh, difesa di New York, eh, 4 rosso e 6 nero, che toglie qualcosina da solo, da solo, altri 10 punti a Kansas City, che si porta sul 28-6, Adesso tiriamo anche per la difesa di Kansas, ma la vedo dura che dia 20 punti agli avversari, soprattutto con un 3 rosso e un 5 nero, 3 rosso e 5 addirittura average meno 1, solo 9 punti concessi, pare che finisce 28 a 15 e Kansas City continua la sua marcia per cercare la conquista dell'AFC e per strapparla a Tennessee, quindi 6-2 per Kansas mentre i Jets scendono a 2-6. Uh, cosa abbiamo adesso abbiamo Petros Bills partita che storicamente finì 21-24 la simulazione è finita 27-24 quindi siamo lì ma sempre purtroppo per i Bills i Petros rimangono 1-5 godono solo la vittoria contro i 49ers dell'ultima volta i Buffalo è sempre lanciato 6-2 e bisogna vedere se Miami riuscirà a tenergli testa. In questo momento è 4-2. È l'unico pericolo che altrimenti Buffalo può già praticamente sentirsi con un piede e mezzo ai playoff. Continuiamo ancora. Abbiamo abbiamo i Vikings, ospiti dei Packers. Partita che ha dovuto fare Marino, ma che adesso anticipiamo noi. poi se eventualmente scopriamo che lui la sta facendo. Eh, annulliamo questo risultato ma intanto la facciamo eh, anche così magari il pubblico è curioso di sapere il Green Bay. Green Bay è il miglior attacco della, di tutta la simulazione 20 punti e una delle migliori difese quindi eh, non la vedo molto bene per gli amici dei Vikings Minnesota però fa un doppio 6 ecco un doppio 6 è un dramma meno 13 Minnesota segna 2 punti media 15 green bay fa un 6 e un 5 anche lei però è un pochino trattenuta meno 10 quindi green bay comunque col meno 10 fa 10 punti in ogni caso quindi siamo 2 a 10 per green bay vediamo la difesa di green bay quanto concede un 2 un 2 verde perché poi dico nero ma è verde in realtà nel giochino e 4 rosso quindi average più 1 green bay quindi concede 12 punti minnesota 14 a 10 e deve sperare che la sua difesa tenga Green Bay, ma la vedo molto grigia. Però un 6 rosso e un 1 nero è una V-12. Attenzione, 12-18, meno 12 sono 6 punti. Nonostante appunto si sia stata molto attenta, Green Bay vince una partita tiratissima per 16 a 14 e continua la sua marcia esaltante 6-1 per Green Bay. Minnesota 1-6, anche questo girone già segnato. Come andremo a vedere dopo quando andiamo a leggere le classifiche complete, benissimo. Continuiamo. Raiders, ospiti a Cleveland. Cleveland Browns, squadra che è un po' di anni che eh, ha fatto acquisti eh, buoni. Che sembra che possa puntare ai playoff, storicamente in quest'anno ci arriva, tra l'altro, e uscirà poi con Kansas City, giocandosela anche molto forte, e mentre nella nostra simulazione mantiene il suo trend di squadra che vorrebbe ma non può, e 2-4, pensate. E andiamo a vedere se contro Las Vegas, che 1-5 almeno si rialza un poco. Abbiamo già tirato? No, non abbiamo ancora tirato. Las Vegas, ospite, dicevo, un 5 rosso e un 4 verde. Average meno 1. Las Vegas, 14 punti. Quindi 14 per Las Vegas. Conto Cleveland guidata da Baker Mayfield, che fa una delle più belle pubblicità che possiate vedere in NFL. Praticamente, lui è il cuore dei Cleveland Browns. E questa pubblicità non mi ricordo di quale marca, purtroppo. Lo, lo rappresenta come se lui abitasse allo stadio. Quindi lo vediamo in, in, in vestaglia, che si alza la mattina e si lava i denti e fuori vede lo stadio. Che esce e va a annaffiare le piante nel dialetto fuori allo stadio. Insomma, pubblicità bellissima. Baker Mayfield che vive nello stadio. Vediamo oggi invece come lancia Baker Mayfield. Non lancia benissimo. Average meno 3. Cleveland fa 14 punti. Meno 3 fa 11. E Las Vegas è in vantaggio 14 a 11. Vediamo ora la difesa di Las Vegas quanto concede a Cleveland. Un 4 rosso e un 5 nero. Siamo dalle parti dell'Average. No, Average più 3. Qui Las Vegas concede addirittura 20 punti. Difesa non entusiasmante l'anno scorso per i tifosi. E Cleveland va di colpo a 31. Vediamo se la difesa di Cleveland riesce a trattenere Las Vegas. Un 6 rosso e un 3 verde. Sapete che già sono situazioni estreme ed è un più 9. Quindi Cleveland concede 13 più 9, 22. E abbiamo Las Vegas che vince contro Cleveland. Cleveland continua il suo anno assolutamente senza gloria. E Las Vegas invece. Si riporta un po'. A, cioè, la seconda vittoria di Las Vegas va a 2-5 e Cleveland scende a 2-5. Quindi, ecco due squadre che è la nostra simulazione ho, ho dei dubbi che Cleveland riuscirà ad arrivare ai playoff. Uh, andiamo avanti, stiamo finendo la giornata. L'ultima partita del pomeriggio di domenica: Rams, Rams contro Dolphins. Rams ospita i Dolphins. I Dolphins devono vincere per non perdere distacco da Buffalo Bills. E i Rams, i Rams, non devono perdere distacco da Arizona e Seattle. Quindi parità di questa abbastanza combattuta importante. Eh, lo segniamo qua sotto. Scusate, Los Angeles Rams contro Miami. Security qualcosa. Sì, infatti la pubblicità è di security, ma adesso. Ve lo dico anche, vabbè. non dovremmo fare pubblicità, ma tanto una marca americana, uh, Home with Baker Mayfield. At Home with Baker Mayfield, la pubblicità della Progressive Insurance, esatto, un'assicurazione. Un Esatto, che con, appunto assicura Beckham, Mayfield, che ha una casa molto grande come uno stadio, ma è una pubblicità veramente carina. Vi consiglio di andare a cercare perché è veramente carina. Come sono molto, devo dire, pubblicità americane. L'impressione che ho sempre avuto io quando seguivo le pareti su, su NFL Game Pass, non so se, o direttamente su un canale americano, non so se Flavio è d'accordo. Eh, continuiamo. Stavo dicendo quindi. Uh, Los Angeles Rams ospiti dei Miami Dolphins attacco di Los Angeles Rams un 3 rosso, un 6 verde più 7 quindi Los Angeles Rams fanno 18 punti squadra che ha la sua forza principale nella difesa infatti 7 punti di media Miami Dolphins che cercano di rispondere con loro 13 di attacco due grandi difese comunque sia una 7 una 8 Miami fa la media, quindi 13 punti di media attacco, Rams avanti 18 a 13, difesa dei Rams con 7 di base, tira un 5 e un 4, quindi a naso non sarà questa gran differenza, anzi average meno 1, quindi i Rams addirittura concedono solo 6 punti, i Miami arrivano a 19, bisogna vedere se riescono a fare lo shootout dei Rams, tiriamo per la Difesa di Miami, un 1 nero e un 5 rosso. Sapete che gli, uni sono dati gli 1 sono dati estremi: 1 nero, 5 rosso neanche tanto. Average più 5, Miami, altro che shootout, concede altri 13 punti. E quindi i Rams vincono 31 a 19. E. Miami non tiene il passo di Buffalo per la gioia del nostro amico Ettore Lobue. 4-3 per Miami, mentre Los Angeles Rams tengono il passo di quelli davanti, si portano 5-3. L'NFC West è una division, dopo vi leggerò chi c'è dentro e, che, e quanto stanno, che eh, si conferma come in base alle attese: una divisa, division fortissima. Qualcuno addirittura ipotizzava che potessero andare tutte ai playoff, cosa che questa non si può fare perché causa Covid il profilo è stato allargato alle quattro vincitrici e alle tre wildcard, quindi le tre migliori classificate dopo le vincitrici del proprio, della propria division. I Colts vanno a Detroit per mantenere il loro, il loro cammino imbattuto. Eh, almeno la nostra simulazione, ovviamente. Non dovrebbero fare troppa fatica, detto fra noi. Indianapolis, buon attacco. Un 6-1-1 però da un meno 12. Attenzione, polvere bagnate per Philip Rivers. In quella che sarà la sua ultima stagione, quarterback storico dei, char dei, sì, dei Chargers. Eh, 4 punti solo segnati, Detroit con Matthew Stafford, alto quarterback storico che molti dicono meriterebbe di andare da un'altra parte per dimostrare quello che vale, quest'anno spoiler lo farà con i Rams, bisogna ancora vedere dove arriverà, comunque sia 1 eh, verde, 6 rosso, average meno 12, anche Detroit polveri bagnate, Detroit, Detroit 0, eh, ok, quindi una bella partenza 4 a 0. La difesa di Indianapolis fa un 1 e un 4, numeri estremi, quindi 1 rosso e 4 neo, average meno 9. Indianapolis tira giù la sala cinesca, concede solo un punto praticamente a Detroit, altro shootout probabilmente in arrivo. La difesa di Detroit non è confrontabile: tira un 2 e un 3, quindi il risultato medio, average meno 2. Detroit come difesa da 20 quindi 18 punti per Indianapolis e abbiamo anche qui lo shootout, 22 a 0 per i Colts, 22 a 0 per i Colts, Colts che si confermano nella nostra simulazione l'unica squadra imbattuta e Detroit Lions che sono 1-6 e guardano a lontanissimo i Green Bay Packers. E siamo arrivati al Sunday, questo è il Sunday night, scusatemi, il Monday night di Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady giocare contro i New York Giants. E uno scontro che, rispetto a come era storicamente, qui è un po' più combattuto, perché i Giants, ricordo, sono in questo momento in testa nella NFC East. Eh, anzi, hanno lo stesso record. Giants e Tampa Bay nella nostra simulazione sono 4-3 entrambi. Tampa Bay da noi hanno fatto una partita lentissima. Tom Brady non si è, ci ha messo un po' ad adattarsi alla nuova squadra e quindi sono un pochino rimasti invischiati dietro, anche se sono in fase di recupero. Comunque sia, giocava in casa a, a New York. Quindi abbiamo TB at NYG, Tampa Bay a New York Giants. L'attacco di Tampa che segna una media, quindi 19 punti per l'attacco di Tampa contro l'attacco dei New York Giants, che sono 4 rosse e una nera, quindi average meno 7, polvere assolutamente bagnate per i Giants, eh, quindi abbiamo detto meno 7, a meno 1 stanno addirittura, teniamo subito la difesa di Tampa un 6 rosso, e un 3 average più 9, Tampa concede tanto oggi 19-1, 18 sono comunque in vantaggio già i Tampa Bay Buccaneers e bisogna anche tirare quello che fanno i Giants un 2 nero e un 3 rosso, average meno 3 i Giants concedono solo 7 punti la difesa dei Giants è stata comunque molto forte lo scorso anno eh, però 7 punti vogliono dire 26 a 18 per Tampa per i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady e quindi abbiamo una uh, vittoria di Tampa. Tampa si porta sul 5-3 mentre uh, i Giants scendono per la gioia di Flavio, questo sì sicuramente che va guffato come un dannato a 4-4 e sono nel mirino dei Washington Redskins che con una vittoria li aggangerebbero, anzi aggangerebbero tutti. Bene, eccoci qua, andiamo a un'ultima lettura veloce della situazione. Allora, eh, l'AFC South, il primo, il primo seed, scusatemi, è dei Tennessee Titans, de, de, scusatemi, Indianapolis Colts. Lefsi South 7-0, poi sicura Wildcard in questo momento Tennessee Titans 6-1, molto più indietro Jacksonville Jaguars 3-4 e Houston 2-4. Non so perché Houston sia 2-4, perché avrebbe dovuto giocare sicuramente un'altra partita. Ho saltato una partita, quella degli Houston Texans. È probabile, è probabile, non lo so. Andrò a recuperare qua, mi sembra che siano in bye. E probabilmente non ho segnato la sconfitta degli Houston Texans precedente che giocavano contro un dramma, non trovo ah, sì, Contro i Packers. Ah, ecco, è giusto. I Texans hanno a in meno perché aspettiamo la partita che ci deve dire Marino. Quindi, tutto regolare, Houston 2-4, è incredibile quanto. Riesco a essere attento. Molto bene, allora poi. Uh, AFC West vedi Kansas City Chiefs del nostro amico Manuel Zaccaria praticamente in, in ultra testa 6-2 e senza avversari Denver Chargers 3-4 Las Vegas Raiders 2-5 Sempre a 6-2, nell'AFC East Buffalo Bills, 6-2, eh, con il Miami Dolphins che hanno perso, come abbiamo sentito prima, hanno preso distacco 4-3, poi i Jets 2-6 e i Patriots 1-6, e l'AFC North con in testa i Baltimore Ravens 5-2, Dietro, eh, subito dietro i Pittsburgh Steelers 4-3 e poi Cleveland e Cincinnati 2-5. La cosa paradossale è che in questa division le wild card sono in questo momento, eh, abbiamo detto, sicuramente Tennessee Titans con 6-1, Miami con 4-3, Pittsburgh con 4-3, bastasse sopra il 500 e 6 anche con un certo distacco rispetto agli altri, una wild card in, nella AFC. Nella NFC frenato Seattle abbiamo tre division con una uh, squadra in cima con 6-1. Forse 7-1 se Green Bay ha vinto contro Houston. Quindi NFC North, Green Bay 6-1, ma manca una partita. E dietro il Baratro, Chicago 1-7, Minnesota 1-6, Detroit 1-6. NFC West, Seattle 6-1, ma lì c'è una grandissima lotta come anticipato. Rams 5-3, Arizona 5-2, San Francisco 4-4. E poi NFC South, anche qui abbiamo New Orleans 6-1, Tampa Bay si fa sotto a 5-3, poi Atlanta 4-4 e Carolina 3-5. E poi la combattutissima. NFC East, eh, in cui, che non darà wild card quasi certamente, ma in cui abbiamo Giants e Dallas Cowboys a 4-4, Washington Football Team a 3-4 e gli Eagles a 1-7, che insomma fanno da mina vagante, ma neanche troppo, neanche troppo mina più che neanche troppo vagante. Questa situazione. Io ringrazio Flavio che è rimasto con me. Ringrazio chi eventualmente sarà interessato e verrà a sentirsi la puntata in futuro. Iniziamo a giocare la nona giornata. So che Flavio il punteggio ce l'ha già, io devo ancora giocarla. Comunque, tempo una settimana. Vorrei già fare la prossima trasmissione. Anche perché il football vero sta finendo. Le nostre squadre stanno andando così, così. E eh, non vediamo, io non vedo l'ora di iniziare la stagione dopo. Ma comunque, sia, il gioco è bello. Ed è, e devo dire che è anche bello quando è una squadra eh, molto debole come quella che ho quest'anno a lottare per cercare la, la, la rara vita. Che ogni tanto arriva. Eh, ricordo un aspetto importante del gioco: il gioco è fortemente statistico. La simulazione, lavorando sulla statistica, riduce gli upset. Come avete sentito, ci sono delle division che sono praticamente già segnate l'ottava giornata. Eh, New England Patriots è 1-6. Storicamente, in questo momento, i New England Patriots erano. Eh, mo ve lo dico: lo sto cercando. Erano decisamente più in alto. Stavano ancora lottando per la wild card. Eh, erano, beh, no, neanche tanto. Erano 2-5. Quindi, in realtà, no. Anche lì non stiamo diversificando particolarmente rispetto alla realtà. Quindi, insomma, la cosa non fa che confermare che tutto sommato. Il gioco è fatto benino e ringraziamo sempre Mike Lee che ci segue e ci supporta con il suo entusiasmo. Grazie a te Flavio per essere rimasto con me, avermi fatto tu compagnia, per i commenti e per tutto. Eh, ci salutiamo con Andrew Sitkov e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao, ci sentiamo alla prossima occasione. Ciao a tutti, a prestissimo, speriamo.